Oggi noi abbiamo che alla presidenza della Repubblica ci sta un banchiere. Ciampi è un banchiere, parliamoci chiaro. Sulla linea di queste premesse, domanda, comanda la regola dell'usura, non quella dello Stato di diritto o della Repubblica fondata sul lavoro. Ecco perché noi questa sera veniamo a chiedere ai cittadini italiani di mettere una firma. Che cosa diventa la firma che sottoscrive la legge per la proprietà popolare della moneta e la rivincita della Lavandea? È la risposta alla Banca d'Inghilterra, come ha detto Jerry Lobdell, che mi ha onorato di una particolare attenzione quando ha detto che il valore indotto merita il premio Nobel. Perché? Perché noi abbiamo dato una risposta alla grande usura che è cominciata 308 anni fa. Noi abbiamo pazientato 308 anni, adesso basta, mettiamo la firma sotto a questa legge. Voi potete andare in tutti i comuni d'Italia dove c'è la Gazzetta Ufficiale che impone ai sindaci e ai segretari comunali di ricevere le sottoscrizioni a quelle 102 parole che sono il contenuto della legge. Noi ci dobbiamo riprendere i soldi nostri. Io non lo so se noi riusciamo ad avere un numero importante di firme o no. Io prevedo di sì. Io sono certo di sì, però le previsioni molte volte possono essere deluse dalla realtà. Noi stiamo cominciando a scrivere una nuova pagina di storia con la proprietà popolare della moneta. Ogni popolo deve tornare a essere proprietario della sua moneta. Noi ci dobbiamo riprendere i soldi nostri. Una firma. Noi stiamo organizzando i comitati di salute pubblica contro l'usura, e questi comitati di salute pubblica sono la risposta ai comitati fatti della rivoluzione francese, che poi conclusero con gli assegnati. La cosa più importante fatta dalla rivoluzione francese non è stata la carta costituzionale, è stata la Banca di Francia, perché con la Banca di Francia hanno programmato la grande usura nata in Inghilterra nel 1694, insieme alla sterlina. È chiaro che oggi noi siamo oltre la scuola del fascismo, perché, ma a me mi hanno detto Giacinto Auriti è il fascista del 2000, o altri mi hanno detto Giacinto Auriti è il comunista del 2000, proprietà popolare della moneta, il comunismo del 2000. A me mi stanno bene tutte e due queste qualifiche, che uniscono in una sintesi quelle due posizioni antitetiche che non erano state condotte a sintesi da Giolitti, che Giolitti fra le scuole socialiste e le scuole liberali aveva fatto il compromesso che la politica di centro, è stato l'inventore della politica di centro, è cominciato il tempo di decadenza. Perché? Perché il compromesso, prima di essere programmatico, è morale. Noi non vogliamo il compromesso, noi vogliamo la sintesi, e la sintesi si trova solo in un modo, con la proprietà popolare della moneta. Io non voglio dare beni reali, se no faccio l'allevamento dei polli in batteria. Il potere politico deve pianificare i consumi come conseguenza della pianificazione della produzione. Mettere le firme in tutti i comuni dove voi siete elettori, cittadini elettori, fate pesare la penna. La penna significa calci in culo a tutti i ladri e agli usurai, che li dobbiamo cacciare dal Parlamento e dal Senato se si mettono contro questa legge. Ecco perché noi non siamo abituati al discorso del compromesso. Io non sono un giolittiano come Fini, e non sono nemmeno uno della scuola di Einaudi, perché sono contro l'usura liberale. Io ho mio nonno che è stato liberale, però ha fatto la cassa di risparmio contro l'usura. È stato uno dei fondatori della Cassa di Risparmio di Chieti. Oggi la Cassa di Risparmio è diventata una SPA condizionata dalle direttive della grande usura della Banca Centrale. E questo noi abbiamo il diritto di dirlo, perché queste cose le ho dette in faccia ai governatori. Io ho detto in faccia ai vari governatori, non a titolo personale, è chiaro, ma a titolo di istituzione. La Banca Centrale è un'associazione a delinquere, perché carica il costo del denaro del 200% all'atto dell'emissione, cioè ci addebita quello che ci deve accreditare, trasforma un nostro credito in un nostro debito. Ecco perché
Noi oggi con questa legge sulla proprietà popolare della moneta diamo l'arma al padre di famiglia che si trova con i protesti cambiari, con l'ipoteca sulla casa, con le scadenze che non può sostenere. Perché? Perché quando noi abbiamo il carico del costo del denaro del 200% all'origine fatto dal grande usuraio, che è il governatore della banca centrale, la puntualità dei pagamenti è impossibile. Ci caricano solo di tasse. Io ho fatto scandalo con una battuta fatta all'università. E ho detto, noi dobbiamo fare una fabbrica di scarpe. Ho detto perché? Ho detto perché ci sono le scarpe da tennis, da sci, da roccia, da passeggio. Mancano quelle per calci in culo. Allora noi dobbiamo cominciare a fare le scarpe per dare i calci in culo a chi se li merita. E il primo che se lo merita è l'usuraio. Sì. È chiaro? Allora dobbiamo chiarire, perché la pena di morte no. Io sono cattolico, quindi la pena di morte no, ma i calci in culo sì, anche il Papa è d'accordo. Infatti il Papa ha detto i calci in culo li puoi dare. Perché non l'ha vietato, chiaro? I calci in culo come si danno? In modo intelligente, con una firma. Sì. Quando tu metti la firma, noi io voglio che la gente faccia la fila davanti ai comuni per firmare la legge per la proprietà popolare della moneta. Quando Pound dice l'usuraio uccide il feto nel grembo della madre, c'ha ragione. Perché oggi noi abbiamo che il numero delle morti supera quello delle nascite, perché i giovani non hanno ragionevoli previsioni di poter vivere in modo decoroso, far vivere in modo decoroso i propri figli. Perché? Perché l'usura col 200% all'origine del costo del denaro tira la corda. Ormai la proprietà popolare della moneta è diventata un'idea forza. Le idee forze hanno due qualità, la novità e la semplicità. Questa ne ha una terza, la verità, e ne ha anche una quarta, la necessità storica. Noi abbiamo bisogno di far uscire dalle nostre case l'angoscia per il pagamento dei debiti.